Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad una nuova diretta con Alberto Bogo che vado ad invitare subito, subito. Buonasera. Buonasera Ciao Alberto, buonasera anche a te. a tutti, ciao. Come va? Devo gli occhiali. Bene, grazie. Molto bene, allora eccoci qui, nuova diretta oggi, tutta su un figlio. Abbiamo mai parlato di figli d'arte? Ma direi di no, direi che Vero? esordiamo con Lambertone. E quindi già saluto già tutti quelli che sono entrati. Oggi parliamo del grande, sì, perché no, Lamberto Bava, che ha fatto dei film chicche, secondo me, di Sì. cui tra poco parleremo, no? Parliamo subito. Cosa vuoi dirci immediatamente? Un po' l'avvio di Lamberto Bava a quello che tu pensi di dire. Certo, beh, innanzitutto c'è da fare una considerazione. Essere il figlio di, secondo me, il più importante regista di genere italiano di sempre, che è Mario Bava, non è facile. Perché Mario Bava ha influenzato tutti, lo sappiamo, Dario Argento. Fulci, chiunque, cioè, se non ci fosse stato lui, non ci sarebbero stati quelli dopo. Lamberto, secondo me, ha avuto l'intelligenza e l'umiltà di riuscire a superare questo confronto, prima di tutto psicologico, col padre. Io conobbi Lamberto Bava al Festival di Orvieto 10 anni fa, ebbi l'onore di intervistarlo. È tanto una persona piacevolissima, un vero amante del cinema. Soprattutto un vero fedele dell'horror, perché lui ha sempre fatto sempre solo film horror. E quindi lui è un genere che ama molto. E fu una conversazione interessantissima e mi è piaciuta questa cosa del rapporto col padre, l'amore con cui lui parlava di questo papà. Cioè, non c'era l'ombra della competitività, no? Verso quest'uomo, c'era proprio l'accettazione di essere stato figlio Cresciuto di un. dietro le telecamere col papà, praticamente. Sì, ma quello che era un padre eccezionale, a detta sua, perché era veramente molto affettuoso, di un'ironia, di una pazienza. E Lamberto cosa ha fatto? Secondo me è riuscito a emanciparsi da questa cosa. Ciao Matteo, ciao Michael. Lui ha creato quel prodotto veramente medio che ora non esiste più, nel senso che ha avuto, non ha fatto dei film magari costosi come quelli di Dario Argento, ma ha fatto dei film più costosi di tanti altri registi, quindi ha avuto la fortuna di poter fare diversi film con dei buoni budget. Ciao Poi, Matteo, stiamo parlando di tutta la filmografia di Lamberto Bava, figlio di Mario Bava. Quindi parleremo di ragazzi, Demoni, Demoni 2 e tanti altri film. qualcuno ha detto horror, bello questo titolo, mi piace. Grande, grande, che ci segue sempre con affetto. Scusate, mi arrivano messaggi di ogni genere. Sì. Ciao, qualcuno ha detto horror. Quindi Lamberto Bava è riuscito, intanto poi è un regista di cui si parla secondo me sempre troppo poco, no? Perché invece in realtà questo è veramente un master of horror italiano, ha prodotto tanto, perché magari ha fatto appunto non tantissimi film per il cinema, ma ne ha fatti Tantissimi per la altrettanti per la televisione, TV. tra poco ne parleremo. Anzi, Quindi. io inizierei subito, Alberto, se tu sei Sì, d'accordo, sì, sì. e partiamo immediatamente con il primo film, dove lui non ha fatto la regia, diciamo in qualche modo ha aiutato il papà, Certo, giusto? sì. Sì, E ve lo faccio subito vedere, se, eccola qua, Shock! benissimo. Shock è appunto una coregia. Probabilmente lui, il papà, stava già iniziando a passare le consegne al figlio, e quindi è difficile valutare questo film come completamente di Lamberto Bava. Esatto. Però quello che posso dire, questo è uno comunque dei film di. Più considerati col tempo, Shock Transfer Suspense Hypnosis, questo sottotitolo pazzesco, è un po' fuorviante come al solito. E questo viene ricordato come una delle insomma, più grandi interpretazioni di Dario Nicolodi, insomma, che fa sempre piacere ricordare, Ricordare, sì. ed in effetti lo è perché alcune immagini, diciamo, tratte, l'abbiamo celebrata proprio con immagini tratte da questo film che sono veramente iconiche. Questo secondo me è un gran bel film e cerchiamo di capire qual è stata l'eredità, no? Di Lamberto. Lamberto
anche come padre, ha cercato di fare dei film a volte proprio basati molto sulle suggestioni, come questo, che è un film che mostra poco, è molto horror, ma a volte poche scene splatter, quasi niente, e quindi è un film molto atmosferico. Lamberto è riuscito a fare sia lo splatter più cruento che Sì. dei film intimisti come questo. E ci è riuscito in un modo sempre estremamente professionale e internazionale, aggiungo. E inizio con delle note di regia, no? Quando tu dici lui è cresciuto con le dietro la telecamera. Io quello che adoro di Lamberto Bava è la concretezza. Cioè è un regista veramente senza fronzoli, molto asciutto, che non fa delle cose strane con la macchina. Rispetto al padre possiamo dire che è meno raffinato. Certo che sì. Ovviamente, però ha sempre, i film di Bava hanno sempre una buona fotografia, il suo standard si mantiene sempre alto e soprattutto lui veramente gira i film in un modo abbastanza classico, ma grazie a questo modo di girare tanti film si riescono ancora a vedere molto piacevolmente e fra poco Esatto. parleremo di quali. Questo è il suo lancio a metà, però secondo me il prossimo film è quello che lo consacra decisamente. Andiamo al suo primo film, che è macabro in realtà, la prima regia. Questo, signori, io ve lo dico, è il film, se non conoscete Lamberto Bava, partite da questo film. Innanzitutto la personalità con cui lui si presenta. Questa è un'opera estremamente provocatoria, un film che oggi sarebbe difficile produrre perché è un film veramente Dove morboso. hanno partecipato anche i fratelli Avati, Pupi e Antonio Avati, ricordiamolo. Sì, è una storia infatti che è molto avatiana. Ma lui riesce veramente a dargli una professionalità. Intanto l'ambientazione in parte a New Orleans è fantastica. Questo film è una storia veramente d'amore macabra. Non aggiungo altro sulla trama. È una storia molto femminile perché parla di un amore morboso, diciamo un amore necrofilo. È un film che probabilmente ha il colpo di scena più stravagante dell'intera storia del cinema italiano. Il colpo di scena è passato veramente agli annali, alla storia, perché Esatto. è un colpo di scena che uno rimane così, interdetto. Ma io non vi consiglio di vedere il film per il colpo di scena, che è eccezionale, ma per tutto il film, perché, come dicevo, intanto è un film dal sapore internazionale, quindi veramente lui parte a essere subito un regista. Con poche veleità da italiano, no? Ecco, rispetto ad altri, lui è subito molto, molto americano, ma in senso buono del termine. E questo film è davvero fatto molto di suggestioni, a parte il finale non ha momenti splatter, ma ti proietta dentro questa storia che è veramente delirante, raccontandola con una concretezza, secondo me, che pochi registi riuscirebbero. Io Questo ho delle veramente. curiosità, Alberto, sulla Sì. produzione. Non so, probabilmente alcune di queste già le sai. A metà del 79, Lamberto fu convocato negli uffici di Pupi Avati con un'offerta. Bava aveva precedentemente lavorato come assistente alla regia in diverse produzioni, tra cui quelle del padre, di Gio D'Amato, Ruggero Deodato, e aveva appena finito di collaborare con Dario Argento in Inferno. Bava entrò nell'ufficio aspettandosi che gli fosse chiesto di essere l'assistente di Avati per il suo nuovo film e scoprì che gli era stato invece offerto di dirigere una storia basata sul ritaglio di un giornale americano riguardante una donna che teneva la testa mozzata di suo marito in frigorifero. I fratelli Avati, Bava e Roberto Gandus trascorsero le settimane seguenti a lavorare su una bozza con Bava che lasciò brevemente per effettuare alcune nuove riprese di Inferno negli Stati Uniti. Mentre era all'estero, Bava venne a sapere che la Medusa aveva dato il via libera alla lavorazione del progetto per il mese di novembre. Pensa un po' com'è stata la storia di questo film. Sì. E io veramente considero questo suo un esordio da fuori classe, forse secondo me addirittura il suo miglior film, anche se lui in realtà è conosciuto, tutti lo conoscono per I Due Demoni e rimangono dei grandi film, ma questo secondo me era veramente molto avanti quando è uscito e davvero vi consiglio di recuperarlo perché è una gemma del cinema horror mondiale, non solo italiano. Andiamo al prossimo film, La casa con la scala nel buio. Ah, intanto faccio una premessa, forse l'avevo già raccontata in un'altra puntata. Questo film contiene uno degli incipit più originali. C'è questa scena iniziale
fantastica, perché Bava è capace di dei tocchi alavati, ma con lo stile Bava, no? Sì. L'inizio con questi bambini che giocano con una palla che cade in un sottoscala, alcuni, i due bambini prendono in giro il terzo, dicono hai paura di andarla a recuperare, sei una femminuccia, il terzo si fa coraggio, riprende un po' il papà, riprende un po' il papà, la palla, la sì palla. Sì, sì, è vero, ora non ci ho pensato assolutamente. Matteo, il mio role Nightmare, sì, ora stiamo appunto parlando di altri generi, però parleremo presto della saga di Nightmare, sicuramente. Sì, sicuramente. E, quindi, quello che stavo dicendo è che cioè, questa palla cade giù, il bambino non si sente più e la palla torna indietro sporca di sangue, lanciata a una velocità della luce contro un muro e lascia questa impronta. Una roba che quando me l'ha raccontata da piccolo non ho dormito per una settimana. E qui lui fa, secondo me, un altro grande film e questo è diventato un cult, molto piano, diciamo, uscito un po' più in sordina, ma perché intanto lì è una via di mezzo. Cioè lui fa un film che è in parte uno slasher, sì, però rimane sull'ambito horror atmosferico, quindi fonde un po' le sue due anime. Forse questo ibrido non a tutti subito ha convinto, ma riesce a mettere anche del metacinema qui, perché se non sbaglio la storia è proprio di un musicista che compone una colonna sonora per un film. E quindi questo film è più particolare, però io è uno fra quelli che ho amato di più, forse lo metto addirittura fra i miei primi tre, e ha delle scene di omicidio davvero molto buone. Doveva essere un'opera televisiva e in effetti il linguaggio è leggermente più televisivo rispetto sì, te lo a confermo, doveva Macabro. essere composta da quattro episodi che avrebbe dovuto trasmettere la Rai. Tuttavia i dirigenti giudicarono i contenuti della miniserie troppo violenti, naturalmente, per essere messi in onda in TV nella prima serata. Il regista ha deciso così di disegnare la miniserie TV al circuito cinematografico, condensando i quattro episodi in un unico film, tagliando però parecchie scene. Guardate, la locandina che hai postato, tra l'altro, è magnifica. Cioè, guardate che opere d'arte che facevano. Questo, cioè, è stupenda. E, quindi questo film io lo consiglio veramente, è una piccola gemma, e lui gioca proprio col metacinema, perché lui c'è di casa con quella roba lì, l'ha masticata fin da piccolo. E, però di nuovo metto l'accento sulla personalità di Lamberto Bava, cioè che comunque riesce a prendere del materiale già visto e a dargli un tocco sempre personale. Cioè, veramente, guardate i film, questi primi che vi dico, se non li conoscete, partite dai più belli di Bava, perché poi ha fatto anche dei film un po' più zoppicanti, ma spesso per via del budget. Ma questi sono veramente delle chicche. Delle chicche. Vogliamo parlare dell'unico film un po' fuori dei canoni? Io non ho salvato la foto, quindi ne parlo. Sì. Bless Fighter, giusto? Allora, questo film io non dovrei parlare perché è un action, è un rambesco, come li chiamavano ai tempi, no? I film che sono usciti un po' per sfruttare il successo di Rambo. Ne parlo perché, arrampicandomi un po' sugli specchi, posso dire che è un film che comunque offre un po' di splatter, un po' di sangue, e su quello è vero, non vi racconto balle. Questo qui, nel suo genere, è un film eccezionale. Cioè, nel senso che è un film che Lamberto Bava, come dicevo, la concretezza, ma questo è un film rambesco. Da un rambesco cosa ti aspetti, fondamentalmente? Se io guardo pistolettate, fucilate. Action in quantità industriale, una bella vendetta, qualcuno che subisce dei torti pazzeschi e poi si incazza di brutto. Ecco, questo film vi dà tutta quella roba lì, con, devo dire, una sequenza di scene di montaggio e di sparatorie eccezionale. Cioè, veramente rispetto ad altri film italiani usciti, questo è su un altro livello. Non vi dico che è Rambo, Rambo 2, perché ovviamente non ha quel budget lì. Certo. Ma un film di grande intrattenimento. È un film che veramente te lo rivedi un'ora e mezza e ti vola, perché, come dicevo, ha un'energia molto essenziale. Ma soprattutto anche le sceneggiature sono buone. Io una provocazione, posso dire che il figlio sulle sceneggiature è stato più solido del padre, perché Mario Bava spesso, perché i tempi erano diversi, incollava un po' i figli, appiccicava con idee geniali, perché era un genio,
e quindi lui li portava a casa lo stesso perché era sapiente. Il figlio, però, che fa parte di un altro periodo storico, negli anni 80, dove c'è stata una grande evoluzione tecnologica dei film, ma anche dove le sceneggiature hanno iniziato a essere molto più, un po' più standard, nel senso positivo del termine anche. Secondo me le ha curate di più le sceneggiature e quindi i film di Bava sembrano essere girati come sono scritti. Magari non è così, però la sensazione di chi li vede è che sono film narrativamente molto solidi. E questo, se vi piace quel genere, guardatelo, perché è un film alla Chuck Norris, così. Torniamo. Blast Fighter. Chuck Norris, avevo capito, c'ha gli acciacchi Norris. Cioè, no! sembra un po' così di roba, acciacchi Norris. Ho capito bene, era giusto per farci una risata. Allora, passiamo al Sharker Rosso nell'Oceano. Delis, Marco. Allora, questo Sharker Rosso nell'Oceano, devo dire, è uno dei film che ricordo meno di lui, perché l'ho visto veramente tanti anni fa. E questa, lui, appunto... Qui in questo momento è il momento un po' delle sottomarche, no? Diciamo, in senso buono, questa è un po' una sottomarca dello squalo. Ovviamente sì, non è un film come lo squalo, ma qui, se ben ricordo, lui riesce a tirare fuori di nuovo un film con una creatura marina che non è uno squalo, ma una roba ibridata. Non ve la svelo perché, insomma, la creatura è una delle cose particolari del film. E qui lui riesce a fare, secondo me, un altro film di mare, horror di mare, molto professionale. Questo film poi secondo me, quando parleremo in quella puntata che dicevamo in te del estiva sui mostri, assolutamente stiamo preparando per l'estate, io Alberto, cose impensabili, Io credo che ci ritorneremo in modo più per voglio rivederlo, però ecco, questo è un altro film che comunque ha ecco, rispetto a Macabro sicuramente che questo non l'abbiamo detto, è un film che dalla critica è stato apprezzato subito, cosa molto difficile per i film di genere italiani in quegli anni. E poi voglio dire, Alberto, circa 20 anni dopo la realizzazione di Shark, Roger Corman produsse un B-movie dal titolo Sharktopus, che sarebbe un remake non dichiarato, lui non l'ha mai dichiarato, del film di Bava, tra l'altro. Ti do anche qualche curiosità sulla produzione. Se l'idea di creare il film venne fratelli Sergio e Luciano Martini, quali chiesero a Luigi Cozzi, grande Luigi, di scrivere e dirigere un film come Lo Squalo e di ambientarlo nella città di Venezia. Cozzi scrisse un trattamento intitolato Fauci divoratrici, che comprendeva tutto il film, e i due fratelli inizialmente lo provarono. Sergio Martino, che ricopriva anche il ruolo di produttore, decise momentaneamente di abbandonare il progetto per mettersi a fare un altro film, e anche suo fratello decise di sospendere il progetto. Qualche mese dopo, Sergio Martino riprese in mano la sceneggiatura e realizzò con un budget molto ristretto il film. Cozzi dovette riscrivere una versione più semplice della prima sceneggiatura, ispirandosi anche al romanzo L'incubo sul fondo, scritto di Murray Leinster e pubblicato su Urania, e con una piccola integrazione finale aggiunta da Dardano Sacchetti. E da qui, perché sarebbe molto da raccontare, a Luciano Martini il trattamento finale di Cozzi piacque e l'affidò alla produzione a Minolò, il quale scelse come regista il suo amico Lamberto Bava. No, sempre interessantissime. E anzi, Tania, ti chiedo come al solito di farmi un po' da segretaria. Ricordami che mi sono venute in mente adesso due cose che lui mi ha detto nell'intervista, che sono inedite e molto interessanti, perché non credo che lui ne abbia parlato in giro. Mi sono venuti in mente ora per mettermi a raccontare. Guarda, Bava su questo film dice: la sceneggiatura non era poi male, ma troppo pretenziosa da realizzare coi nostri mezzi. Così mi viene l'idea di salvare capre e cavoli aggiungendoci un po' di mistero e intreccio giallo, invece che puntare sugli effetti speciali, che poi non erano così speciali. E poi la produzione del film fece costruire un mostro fisso a grandezza naturale, che Bava ricordava come ingovernabile. Un mostro grande non era facile da usare. Bava riuscì a costruire da solo, pensa, due piccoli mostri che vennero usati maggiormente, mentre il mostro grande venne utilizzato pochissimo. Nel film Bava cercò di mostrare il mostro il meno possibile, come se fosse l'assassino di un film giallo. Pensa, quindi questo era un po'. Guarda, queste cose che dici te, no, sono veramente molto legate, sono proprio le parole. Io, quando l'ho conosciuto, ho trovato una persona, e questo mi ha fatto piacere a livello umano da regista, molto coi piedi per terra, cioè una persona molto concreta, cioè anche nel giudicare i propri film, no? E sentivi che non c'era mai un eccesso di vanità o uno sminuirsi troppo, che a volte è comunque non è bello, no?
è veramente, ho apprezzato molto, perché in un mondo, insomma, che tende poi agli eccessi, Bava si è dimostrato veramente una persona capace di capire i suoi film e l'impatto che hanno avuto. Pietro ti dice: Alberto, ottimo insegnante di cinema, colto e pacato. Ti ringrazio. Sì, cerco di essere pacato. Volevo Andiamo più rispondere veloci anche perché adesso a andiamo ai due calde, Alberto. Matteo Bisi. Cosa ne pensate del cane Bololo, Caos e Green Inferno? Ne parleremo nello speciale Deodato. Ne Sicuramente è parleremo, una ne promessa. parleremo. Ne parleremo. Andiamo a Demoni. Eccolo qua. Vabbè. Una delle cose che dovevo dire, lui mi diceva, no? Sempre per spiegarmi, ma molto umilmente, cioè lui ha ridato Demoni a Los Angeles in un cinema enorme 30 anni dopo, dice, c'era la coda per questo film. Sì. Cioè, mi spiegava, e io lo sapevo già, però lui me lo spiegava, diceva, guarda che Demoni è un film che ha avuto un successo nel mondo che è più di quello che pensi. Ed è vero, cioè, questo film insieme a Demoni 2, ok Matteo, e ha avuto un successo incredibile. Innanzitutto, cioè, la produzione di Dario Argento, no? Ecco, io ho Certo. detto l'occhio, la capacità, l'intelligenza di Argento di dire: non faccio sto film mio, che non è facile, do in mano un gioiello a qualcuno, lo do a uno che so che il film lo porta a casa ampiamente, quindi a uno Ovvio. di fiducia, perché ci sta, Demoni, però. gran colonna sonora hard rock, ti dicono intanto, eh. Sì, la colonna sonora, se vuoi citare qualche nome, se ce l'hai, perché è pazzesco. Sì, dopo diciamo tutto. Ok. Questo film cos'è per me, Demoni? È un film intanto che ha dato una svolta dal punto di vista degli effetti speciali. Se parliamo di effetti quegli anni, a livello mondiale, sto film, grazie a Stivaletti, era un film sopra la media. Cioè, Sì. si sono viste le robe in sto film. Proprio a livello di splatter, un film che va visto nella versione originale, guardatelo perché ne circolano un sacco di versioni tagliate. Quindi un film totalmente hardcore in questo senso, mostra tantissimo è scioccante. Cioè, quando è uscito, lui cosa ha detto qua? Io non faccio un film all'argento, è sempre un po' più, e lo dico con grande delicatezza, pacchiano, ma nel senso di mostrare le cose, è più sfacciato, Bava. Ma è anche estremamente concreto, come dicevo. Tra l'altro Quindi. diciamo, Alberto, che Demoni è stato girato in 9 settimane, tra giugno e luglio dell'85. Le riprese, come ben saprete, si sono svolte a Berlino e presso i De Paulis, negli studi De Paulis a Roma. E l'idea, pensa, di far brillare gli occhi dei Demoni è venuta a Bava sul set mentre giravano scene in cui i protagonisti, avvicinandosi alla cinepresa, hanno coinvolto gli attori che indossavano una carta refrattiva che ha causato l'effetto. E quindi, guardate, eccoli chi è. Bello. Beh, Stivaletti Tom questa Savini non lo sapevo, italiano. questa cosa pazzesca. E diceva Stivaletti, Tom Savini italiano. Sì, secondo me Stivaletti in questo Sì. film è veramente Stivaletti e basta, perché cioè, ha dimostrato che quando quest'uomo aveva un Tra l'altro, molto budget. simpatico, l'ho conosciuto 2 anni fa al Profondo Rosso Store il giorno di Sì. Halloween. Ci ha fatto anche un saluto che credo non l'ho pubblicato su Instagram, lo pubblicheremo. Molto Sì, carino, simpatico. qui è un suo film e devo dire che ha fatto vedere di tutto e di più delle capacità, che se con un budget decente poteva fare delle cose fenomenali. E Demoni è anche un film col taglio metacinematografico e anche qui Bava è una roba che ripete nei suoi film, no? Quindi si vede che è un discorso autorale proprio di Lamberto, no? Che Esatto. ripropone come quella casa, due film fa, diciamo, e nel secondo Demoni, che ve lo dico, io preferisco al primo, nel secondo Demoni lui porterà questa cosa proprio agli estremi. Tra l'altro, Alberto, tra poco, visto che stiamo parlando anche di preferenze, come non so se tu lo sai, tra le storie abbiamo lanciato un sondaggio oggi, visto che Ah, pronti per la sì. diretta, ho lanciato un sondaggio, in realtà l'ho lanciato ieri. No, oggi, ma dopo ti faccio vedere tutti i risultati finali sui 4 film di Lamberto Bava. Ho preso 4 film, li ho messi al televoto e ti dico chi ha vinto. Molto curioso. Esatto. E allora, le composizioni originali sono state scritte dal tastierista dei Goblin, Claudio Simonetti, mentre gli altri brani presenti nella colonna sonora sono stati realizzati da artisti rock e metal del periodo. La voce tribale del brano Demone di Rick Springfield, nella versione americana del film è stato incluso il brano Night Danger dei Pretty Maids.
correggimi se sbaglio, al posto di Dynamite e degli Scorpions, quindi c'è di tutto. Cioè, parliamo di band comunque, cioè questa colonna sonora... c'è anche Billy Idol, cioè Billy Idol... Fare una colonna sonora così oggi, per un film italiano, è fuori da qualsiasi logica di mercato. Quindi c'erano i mezzi e c'era la possibilità di fare del cinema veramente internazionale. Questo film, con tutti i limiti, che è ovvio che in qualche cosina è invecchiato, perché sono passati 30 anni, però rimane uno dei film orti italiani da vedere. Ma il secondo, ancora di più. Il secondo ancora di più, eccolo qua, chi è? Ah, Demoni 2. Ah, intanto... Lei è mia sorella, è Sally, mia sorella. La Corallina Cataldi Tassoni, mitica nella sua parte più clamorosa, esatto. Lei è veramente una regina del cinema bis. Speriamo di averla come ospite, perché è un personaggio. Magari dovrei trovare un contatto, perché non ho un contatto di lei. Demoni 2, l'incubo ritorna. E allora, che dire di Demoni 2? Questa scena, lei, ecco il compleanno. Parto da questa scena: c'è il compleanno di lei, che è una nerd degli anni '80. E sono tutti lì a festeggiarla, lei si sente male, improvvisamente lei si trasforma in mostro e assale tutti nella stanza del compleanno. Esatto. Clamoroso, già questa scena è eccezionale, l'ho fatta vedere un mio amico, è impazzito. Ma questo film è pieno di scene cult. Qui hanno voluto appunto, c'è di mira la TV, che era una cosa da una parte nuova, d'altro meno, però... La TV viene presa come grande minaccia, no? Sì, perché il mostro esce da lì, esce dalla TV. Esattamente. E quindi, se prima era il cinema il grosso veicolo metafilmico, qua si va proprio sulla televisione. Siamo in pieni anni '80, è proprio come se questo film fosse il film che mostra il passaggio dal cinema alla TV, grazie alle TV berlusconiane, proprio a metà degli anni '80. Quindi è un film che è arrivato nel momento giusto. A me è piaciuto meglio il 2, però la scena del demone che esce dal televisore è top. Sì, ma poi quella è una cosa di gusto. Io ho trovato che questo film lui si è molto divertito, mi è piaciuto questo. C'è la scena del periodo dell'assedio nel garage, sì, che è veramente da cinema bis super, con tutti questi demoni, che poi è uno zombie movie questo, perché poi diciamo lo schema è quello, però sti demoni corrono e sono veramente, veramente cattivelli, devo dire. C'è la scena claustrofobica del bambino che va dentro l'intercapedine. Perché poi questo film... lo ricordiamo dal grande Davide Marotta, che poi farà anche il figlio di Dario Nicolodi nel film Fenomena. Sì, è vero, bravo. E quindi c'è anche un cast. È se non sbaglio, questo è il primo film in assoluto di Asi Argento. Di Asi Argento era, credo, se non il primo film, ma uno dei... era protagonista sicuramente la mitica Nancy Brilli, insomma. Ecco. È vero, anche sì, bellissima quella parte Nancy Brilli, esatto. Ginnica, molto, molto anni '80. E questo vuol dire che ha fatto la comparsa pure il grande Michele Mirabella. È vero, anche Mirabella, che avevamo già visto con Fulci, che con la faccia colorata, esatto, dal ragno. Quella che scena fa una brutta fine, sì. Molto brutta. E comunque questo, per chi è un amante feticista degli anni '80, è un film che è imperdibile. Se voi avete, insomma, dei 35, 50 e passa anni, impazzirete a vedere questo film. Però usano alcuni settori del primo, ci dice Michael. Grazie Michael di questa cosa. Non mi ricordo chi, ma se lo dici... Curiosità, l'attore Bobby Rhodes aveva già interpretato il produttore delle due prostitute nel primo Demoni, appunto. Davide Marotta, che interpreta il piccolo Tommy trasformato in demone, aveva già impersonato Lorenzo, figlio di Mrs. Bruckner, cioè Dario Nicolodi, in Fenomena. Asi Argento, che all'epoca aveva 10 anni, era il suo debutto cinematografico, come hai detto tu, dopo film TV Sogni e Bisogni di Sergio Citti. Inoltre, il nome del suo personaggio, Ingrid, è lo stesso di quello di uno dei personaggi di Demoni, in quest'ultimo film, Ingrid è la maschera del cinema, è il volto di Nicoletta Elmi, la bambina dai capelli rossi di profondo rosso. Una breve apparizione nella pellicola spetta anche al conduttore Michele Mirabella. Il film richiama alcuni momenti del noto film di David Cronenberg, Videodrome. Sì, ma è anche il demone sotto la pelle, perché a volte è molto ballardiano questo film, perché esatto, è anche un po' quel condominio di Ballard, rimasticato. Quindi è un film anche colto a suo modo, però che è molto vivace. E poi ci congiungiamo a quello che dice Alan.
Assolutamente, sì. La colonna sonora originale di Demonini 2 fu affidata al compositore Simon Boswell, già autore di alcuni brani dello score di Fenomena fantastici. Gli altri brani presenti nella pellicola sono stati realizzati da artisti e gruppi New Wave, diversamente dal primo film, che comprendeva principalmente canzoni heavy metal. Esatto, anche qua intelligente questa, era il grosso diatriba d'archettoni e metallari degli anni Ottanta. Lui nel primo è stato un po' più rockettaro, anche se poi i generi si mischiavano un po', perché Billy Idol è fra la New Wave e il post-punk, e qui invece ha scelto un'atmosfera più gotico ed archeggianti. Interessante. Insomma, li consigliamo tutti e due questi splendidi film. Ma... che poi, diciamoci la verità, hanno proprio reso celebre Lamberto. Sì, Lamberto Bava nel mondo è Demoni. Cioè, esatto. Però io stasera cercherò proprio di dirvi che non è solo Demoni, perché un regista è tanti film, e lui ha fatto tanti film buoni e vale la pena parlarne. Morirai a mezzanotte, vuoi dire qualcosa su questo thriller? Sì, andrò abbastanza veloce, perché questo molto veloce, sì. È uno dei più deboli, nel senso che Morirai a mezzanotte è un film, non mi ricordo se era per TV, ma inizia a risentire un po' troppo di una regia televisiva. Molto televisiva, direi io. Di una serie di attori decisamente meno interessanti, di una trama decisamente più debole, e quindi è uno di quei film che un po' non è né carne né pesce, perché è un po' giallo, un po' thriller, come sì, slasher. L'86 è un film giallo poliziesco diretto dal regista John Old Jr., alias Lamberto Bava, appunto, ambientato da Ascoli Piceno, e niente di più. Chi lo vuole vedere, se lo veda. Io non lo consiglio, sinceramente non mi ha fatto impazzire, lo vidi una volta e non lo vidi mai più. Io credo che neanche lui sia molto innamorato di questo film. È sicuramente uno dei prodotti un po' in sordina che ha fatto. Esatto, l'anno dopo Le foto di gioia. Ecco, allora questo invece è interessante, perché possiamo fare un parallelismo con, ora aiutami, come si chiama, quell'altro film, quello sulla moda, che tra l'altro ho preso spunto anch'io per il trailer. Ah, okay. Sì. Aiutami, come si chiama? Io non me lo ricordo, ho capito. Vabbè, ora scusate, mi sfugge però il titolo. Era lui regista, era come cavolo si chiama, ragazzi aiutateci, adesso siamo sì, ora c'è un attimo un momento di vuoto. Comunque Le foto, già interessante l'ambientazione così in quegli anni, nella moda, no? Perché insomma la grande Milano da bere sotto il... grazie, sì. non ho vestito niente, grazie. Questo invece è un film secondo me interessante, che ha avuto anche il suo riscontro di piccolo cult. Sì. Ci sono delle cose bizzarre anche qua, mi ricordo un'uccisione con delle api molto violenta, quindi è un, direi che questo è un Italian giallo. Anche questo. Qui c'è Dario Nicolodi, ricordiamola, eh? Sabrina Salerno. È vero, sì. Sabrina Salerno c'è. Sì, quindi è un altro cast veramente di... insomma, Serena di attrici anni 80. Guarda, le dico tutte: Serena Grandi, Manni, sì. Corbellini, George Eastman, David Brandon, Sabrina Salerno, Carla Zinni, che ne ha fatti anche altri, Capucin o Capucin, Catherine Michelsen, Dario Nicolodi, Gianni Franco, Marzia Sedok, insomma, ci sono attori famosi, soprattutto di quel periodo, tipo Serena Grandi, che era una ecco, delle Serena Grandi è un po'. Viene molto ricordata per questo film. Sì, esatto. Mi viene in mente. Ed è, nella filmografia di Bava, secondo me, è un film un po' più sexy. Cioè, riprende degli elementi un po' di macabro, ma in chiave molto più glamour. E devo dire, valorizzato comunque da un budget, da ambientazioni, scenografie all'altezza. Quindi questo è uno di quei film che secondo me, rivedendo dopo anni, stanno ancora in piedi. Mi hanno fatto, tra l'altro, rivedere proprio qualche tempo fa, non mi ricordo su quale rete. Passiamo a Body Puzzle, che in realtà è Misteria, conosciuto come Misteria. Misteria, un horror film thriller, è stato distribuito in Italia appunto con il titolo di Misteria. Prima di ciascuno dei delitti, poi ne parlerai tu, si ascolta il passo culminante del celebre poema sinfonico Una notte sul Monte Calvo di aspetta che mo te lo pronuncio bene, Mussorgsky. Guarda, io forse questo è il film che ricordo meno in assoluto suo. Guarda, ti dico, tanto si può dire, non penso che sia un po' la trama, si può dire? Sì, raccontiamolo un Dici, po', dai, sì. raccontiamola. Sì. Un assassino uccide
e mutila le sue vittime facendo rinvenire le varie parti del corpo presso l'abitazione di Tracy, una bella e giovane vedova incapace di spiegarsi cosa la leghi a quegli omicidi. Il capo della polizia indaga nella vita della donna, indirizzandosi verso l'amico del marito morto, uno psicopatico con l'ossessione di ricostruirne il corpo anche a costo della violenza. Si scopre infatti che tutte le parti mutilate sono state in precedenza trapiantate dallo stesso corpo. Con una sorprendente rivelazione finale, la verità subirà un drastico rovescio. Ecco, su questo film faccio una considerazione più generica, nel senso che lui, dopo aver fatto i due demoni, aveva comunque raggiunto un apice difficilmente, diciamo, era difficile arrivare a quei livelli lì. E Esatto. i film che ha avuto, dopo ha avuto dei budget minori e ha iniziato a lavorare molto per la TV. Quindi lui in Sì, questi sono film lavori minori, sì. si vede che inizia un po' ad arrangiarsi con i mezzi che aveva, puntando su un genere che a lui riesce bene perché è versatile, ma forse non riesce bene quanto l'horror puro. Figurati, Matteo. Esatto. No, figurati, Matteo, salutiamo Steve. Diciamo che ecco, questa inizia un periodo di inflessione dovuto al fatto che lui capisce che il cinema italiano sta morendo e inizia a investire sulla TV. Quindi, secondo me, un po' si concentra sul linguaggio televisivo, ottenendo grandi risultati, come diremo dopo, con Fantaghirò, che è stato un successo strepitoso, però mollando un po' il discorso del cinema, perché capiva che stava morendo quegli anni lì. L'ultima cosa sul film: durante i rilievi sul luogo del secondo omicidio vengono citati i delitti del mostro di Firenze, erroneamente definiti i delitti di Scandicci. Erroneamente definiti. Vabbè, andiamo avanti perché il tempo è tiranno. Subito dopo ha fatto. Allora, di questo è Due stato parole su regista con questo. Mario Bava per il montaggio, una versione ricostruita del 2002. Che è successo, Cani Arrabbiati? Cani Arrabbiati è un. Tanto dovete vederlo. È un film. È difficile. È veramente un film arrabbiato questo. Tanti hanno detto che è il film più grande di Bava, più personale, più viscerale. È un. Nemmeno un rape and revenge. È un revenge movie con tre pazzi fuori controllo. Che scorrazzano in giro, è veramente un film molto molto forte, molto molto violento. Ai suoi tempi lo celebrò Nocturno, secondo me più che giustamente. Non è un horror, ma vi consiglio di vedere. Bava teneva tantissimo questo film, e immagino anche Bava padre, e immagino anche il figlio, quindi recuperatelo. Andiamo avanti, The Torturer. Allora, The Torturer, qui abbiamo un Bava che è uscito un po', diciamo, dai grandi nomi del cinema horror, e quindi era già in quegli anni lì in cui è uscito Le Torture, era già difficile mettere su un film. Esatto, 2005 infatti, già siamo negli anni pieni, no? Del 2000. Esatto, quindi lui riesce a fare questo film veramente per passione, perché è forse il budget minore che lui ha avuto a disposizione. Quindi cosa ci si concentra? Si concentra soprattutto su quell'elemento che di lì in poi sarebbe esploso grazie a Hostel, che è un po' il torture porn. Esatto. Cerca sempre di metterci, perché se non sbaglio, film ambientato su provini cinematografici, quindi cerca sempre di giocare un po' col metacinema, e lì si dimostra intelligente, no? Lui cerca di dare sempre un po' di valore Sì, alle sì, sì, sì. storie. Il problema è che gli attori qui sono, secondo me, di un livello abbastanza basso, Molto basso, sì. il budget è molto poco, e quindi un film dove sostanzialmente si vede una bella quantità di belle donne seminude, un po' di sangue, non è sufficiente per dire, cioè, se vi accontentate, è un film che si lascia guardicchiare. Ok, Però andiamo al anche la prossimo. fotografia è così così. Ecco, Ghost poi, Zone. E ti dico stranissimo. subito che questo film, la trama ha molta affinità con uno degli ultimi film girati da Mario Bava, appunto Shock. Questo film è molto similare. Questa roba è stranissima perché lui, dopo The Torture, che dice un regista finito, riesce incredibilmente a fare un film invece di nuovo. Cioè, lì c'è la Erring, che è uscita da Mulholland Drive. Qui, Esatto. Deborah Erring, qui un'attrice ai Torna tempi. Coralina Cataldi da Sony, torna. Sì. E poi c'è l'altro attore protagonista che è tipo John molto Hanna famoso. e Pete, senti, mo ti dico sto Pete ci sono riuscita. Postlethwaite. Ma vediamo. No, un cast veramente di altissimo livello per quegli anni lì. Quindi
strana la carriera, singhiozzo, scusate, strana la carriera di Bava, sembrava morto, esce con un film che, per cui si crea una certa attesa. Non credo che questo film sia andato benissimo al botteghino, no. È stato comunque un mezzo fallimento, ma ha avuto recensioni piuttosto, insomma, tutte più che sufficienti. Per me è un film interessante, non è fra i miei favoriti, però è un film tanto con delle... comunque da vedere, comunque dargli un'occhiata. Sì, perché è una location africana, se non sbaglio, con una bella fotografia, bella atmosfera. Lui ritorna su quella su atmosfere paterne, più thriller horror, con più colpi di scena, poco sangue, e la storia è anche romantica, secondo me, a suo modo, se siete anche un po' sensibili può toccare le vostre corde. Quindi è un film, secondo me, da recuperare. Da vedere. Dopo Matteo ci dice, Alberto, io adoro i film in cui ci sono dei pazzi, soprattutto se è un film horror, quindi credo che guarderò Cani arrabbiati. Vedi che abbiamo dovrebbe piacerti. Questa è la nostra grande vittoria. Facciamo la diretta apposta, ragazzi, per consigliarvi. Film molto, molto brutale, molto cattivo. Esatto, di farvi conoscere più film possibili. Ultimo film cinematografico, al momento, di Alberto Bava, fatto nel 2018, è Twins. Oh, io non so letteralmente niente di questo film. Allora, io come al solito, non mento, ma non sapevo nemmeno che l'aveva fatto. Tu lo sapevi. Allora, ti dico io, guarda. Twins è un film thriller horror del 2018, diretto da Lamberto Bava, interpretato da Gérard Depardieu. Pensate. Con Lars Heidinger, spero che si pronunci così, correggetemi, come diceva il Papa, se sbaglio, e Isabella Orsini. Ti dico la trama. Due piccole gemelle, Eva e Greta, sopravvivono al massacro della loro famiglia adottiva, la famiglia Levi. Vengono perciò portate in una casa famiglia dove però iniziano a verificarsi strani fenomeni e morti inspiegabili che sembrano legate alle bambine. Il commissario di polizia Zanda indaga, ma non riuscendo a giungere a nulla si avvale dell'aiuto di due preti. I due, padre Michael e padre Paul, sono reclutati dal vescovo Tarcisio Lombard. Ma mi ricorda qualcuno, è molto similare a uno vero a me. Vabbè, il quale è convinto che le gemelle nascondano un segreto e siano esse stesse portatrici del male. Inizia così un'indagine che condurrà ad una scoperta terribile. Gli stessi padre Michael e padre Paul sembrano nascondere un segreto, gli stessi preti. Ah, io sono un po' stupefatto, non ne sapevo niente di questo film. Se non ci fossi io, l'altro giorno ho detto: ma Twins, ma che roba è? No, nemmeno il trailer sono riuscito a recuperare. E detto questo, cosa dico prima di passare alla fase televisiva, che è interessante, che abbiamo pochissimo tempo, tra l'altro, veramente poco, e io posso dire che lui è un regista da cui mi aspetto ancora qualcosa. Io spero che lui faccia ancora, perché ci ha dimostrato più volte che dopo film magari un po' più così è riuscito a tirar fuori i prodotti invece molto validi. Assolutamente. Vorrei recuperare questo Twins, perdonatemi, ma nel 2018 usciva il mio film e avevo la testa altrove, quindi... sei perdonato. Dato, non l'ho visto manco io, quindi mi autoperdono anch'io. E dirò una cosa molto molto interessante sul Bava televisivo, di cui facciamo una carrellata, ma per una spiegare... carrellata molto veloce, proprio per... perché sono tanti. Allora, partiamo dalla Venerdì, che è un film italiano dell'81, diretto da Mario e Lamberto Bava, papà e figlio, il primo al suo ultimo film, il secondo al suo esordio dietro la macchina da presa, è tratto dall'omonimo racconto godico di Prosper Mérimée e fa parte della miniserie TV I Giochi del Diavolo. Ma questo lo ricordo come è uno dei film che è uscito, credo, prima di, sì, 81, di Shock. Sì. O dopo Shock, forse dopo Shock, quindi. No, dopo, 81. E quindi è l'ultimo film che ha fatto assieme. Ha avuto delle discrete recensioni, da come ricordo non è a livello di Shock, però è un film interessante, e quindi interessante. Sì. Andiamo avanti, guarda, Turno di notte, serie televisiva ideata e supervisionata personalmente da Dario Argento, che io da piccola ho visto, sì, bellissimo, il programma grande giallo di Enzo Tortora, che bei ricordi. I primi 6 episodi sono proprio diretti da Lamberto Bava, mentre i restanti sono diretti da Luigi Cozzi. Andiamo avanti. Che dire, non li ricordi? Sì, ma va molto vagamente. Io c'ho una cosa da dire, no. Una chicca su un suo film. Quei non mi ricordo se era giovedì o venerdì sera. Che serate, sì. Ragazzi, ogni settimana stavo lì ad attendere, perché prima iniziava la trasmissione, poi c'era... Ah, che bello, ragazzi, guardate, non so se sono usciti in... Ma io avevo paura degli horror. Comprate Turno di notte. Tu eri più coraggiosa di me. No, io guardavo tutto. Io a sei anni Profondo Rosso, subito, guarda. Devo dire, i miei genitori sono stati proprio di quelli che mandavano a letto, proprio sì. Per sempre.
È una serie televisiva di Hades. No, vai, vai. Sì, questo lo ricordo, due parole, anche qui è una storia d'amore, lui ne ha fatte diverse, sì. E si vede che è comunque un tema che gli piaceva. È una storia di, credo, forse tratta o da un Dylan Dog o comunque con una trama molto simile, con qualcuno di amato che torna dalla morte. È un film interessante, ovviamente, film TV di 30 anni fa, quindi il linguaggio è invecchiatissimo, però la trama era, aveva avuto anche delle buone recensioni e la storia, il soggetto era molto bello, molto melodrammatico. Faceva parte, tra l'altro, di una serie per la TV commissionata da Rede Italia che si chiamava Brivido Giallo e composta anche da Una notte al cimitero, La casa dell'orca, Cena col vampiro. Viene tenuto da alcuni remake del Postino, Sono sempre due volte, in chiave fantastico thriller, e questo. Ah, questi che hai detto sono fra i più conosciuti, se ricordo. La casa dell'orco, Una notte al cimitero è anche abbastanza famoso in America. Quindi sono film per la TV che gli hanno dato un certo richiamo. E un altro comedy horror fantasy, A cena col vampiro, anche questo fa parte della TV, della serie TV Brivido Giallo, composta anche da Una notte al cimitero, tutti quelli che abbiamo detto prima, prodotti per le reti Mediaset della società Rede Italia. La storia si caratterizza per un approccio più ironico rispetto ad altre pellicole horror. Il film è stato girato a Castello di San Mezzano, vicino Firenze. In due parole, qui secondo me è un po' fuori dalle sue corde lo humor. Lui non è un grande regista di humor nei suoi film, mentre il padre forse aveva un'ironia un po' particolare, io Lamberto ce la vedo un po' meno. Io da bambino vedevo la prima volta L'Esorcista e quando finì il film avevo così tanta paura che non riuscivo ad andare in bagno. Credo che insieme a te almeno un altro miliardo di persone abbiano provato la stessa cosa, quindi... Esatto, un film invece che consiglio a tutti, io personalmente l'ho visto più volte, La casa dell'orco, che a me è piaciuto tantissimo. È uno di quei prodotti televisivi che è stato molto rivalutato. Ecco, questo, ogni tanto dice un film da cui fare remake, questo è una bella storia. E se siete amanti di Sabrina Ferilli, Alle prime armi, La casa dell'orco. È carino questo, assolutamente, sì sì. Mi hai fatto venire una voglia matta di rivederlo. Il film era destinato anche questo alla televisione, sono poche se non assenti le scene splatter, quindi se siete amanti dello splatter ovviamente no, ma è buono. Addirittura, pensa, una curiosità, il film è stato distribuito fuori dall'Italia con il nome Demons 3 The Hogre e promosso come sequel di Demoni e Demoni 2, concorrendo con l'altro sequel apocrifo, Demoni 3 di Lenzi. Come vendere qualcosa per qualcos'altro. Esatto. C'entra questo niente. Mi è piaciuto solo perché è stato girato vicino a Firenze, La casa dell'orco, molto suggestivo a livello di atmosfera, esattamente, sì, è molto, molto sono bello. Sono d'accordo con Carrata, sì. Andiamo avanti. La punteggiatura. Una notte al cimitero. Questo, come dicevo, un film che ha avuto un certo piccolo culto, cioè è considerato un po' trash all'interno della sua filmografia per diversi motivi, perché insomma, ha un po' degli attori americani, ma non di quelli, diciamo così, di... Però anche questo lo vorrei rivedere. Però si è creato un po' una certa fama, anche un po' magari per prenderlo in giro, sto prodotto. Però qualcuno lo ricorda volentieri. La casa dell'orco è presente, secondo me, sono i migliori di questo lotto. Diciamo anche qualche curiosità su questo film. Durante i titoli di testa si può notare Il teschio della locandina d'inferno, di Dario Argento. Heavy Metal di Ivan Reitman, insieme ad altre citazioni di film o personaggi. In una scena all'interno della locanda, mentre il cameriere toglie i piatti, si può notare un televisore acceso che trasmette il film Demoni 2 diretto dallo stesso Bava. Quindi se volete vedere questo film c'è questa curiosità. Il critico cinematografico Kim Newman ha stroncato la pellicola e scritto che Una notte al cimitero era il peggior film del regista fino a quel momento. Questa è la, insomma, curiosità. Andiamo avanti, La maschera del demonio. Ecco, questa è la cosa che volevo dire. Io quando parlai con Lamberto e gli chiesi: ma qual è il tuo film, secondo te, cioè preferito, quello che secondo te è stato più sottovalutato? E lui ha detto questo. Lui ha detto: io sono contento della mia carriera, però mi piacerebbe se qualcuno nel futuro parlasse bene di questo film, perché io, diciamo, l'ho curato molto, ha delle scenografie, un'atmosfera molto ricercata. Essendo anche un omaggio paterno, un remake, no? Di un film capolavoro, lui diceva: io non volevo veramente omaggiare il film con un taglio mio diverso, e ci ho messo tanto di mio. Quindi lui mi parlava della passione che aveva in questo film. È difficile da recuperare, tra l'altro, questo film, perché dai, non si trova. Se lo trovate, vi consiglio di vederlo, perché veramente Lamberto ha detto: è il film che forse amo di più, a cui sono più legato. Tra gli attori Giovanni Guidelli, Deborah Chischi, che era Deborah Caprioio
in realtà, ma era fidanzata con Klaus Kinski e quindi prese il suo cognome, Eva Grimaldi, Stanco Molnar, Mari Sellers e Michele Soavi, che è stata da tutte le parti, grande Michelone. Allora, andiamo avanti, il Maestro del Terrore, anche questo è un film per la TV dell'88, sempre di Lamberto. Hai qualcosa da dire? L'ho rimosso completamente questo, dimmi qualcosa Allora, ti tu. dico io la curiosità, tre curiosità. Come tutti i film della TV della serie Alta Tensione, venne prodotto da Rete Italia per essere trasmesso sulle reti Mediaset, ma non venne mai mandato in onda a causa della violenza di alcune scene. Il film rimase quindi inedito per ben 10 anni, fino a quando passò su Italia 1 per la prima volta il 28 gennaio del 99, durante la notte, mentre nel 2007 tutta la serie venne trasmessa dal canale satellitare Zone Fantasy. È tuttora inedito in DVD, mentre la videocassetta distribuita da Medusa è ormai rara. Ferzan Özpetek è accreditato come aiuto regista. Però sì, è un problema di Bava che alcuni film non hanno ancora avuto una distribuzione o si trovano poco. Il gioco. E questo è un film molto interessante. Se andiamo sui film, diciamo, pubertà, morbosi, preadolescenza, sadismo adolescenziale e il tema un po' anche del bullismo, se vogliamo. Sì. Questo è un film molto moderno, ha un film che ho voglia di rivederlo, l'ho visto un secolo fa, con una trama davvero molto originale, molto, soprattutto molto poco scontata, anche per quei tempi, e anche oggi. Quindi Il Gioco è un altro di quei film di cui lui mi pare, mi parlò bene, diceva, Il Gioco Sì, anche questo, tra l'altro, fa meritava di parte più. sempre della serie Alta Tensione. Per 10 anni anche questo non venne trasmesso come il precedente. Anche qui Özpetek è accreditato come aiuto regista, perché tutto fa parte tutto della stessa. Ecco. Andiamo avanti. L'uomo che non voleva morire. Non mi ricordo assolutamente niente di questo. Dici qualcosa? Io ti adoro, la tua sincerità. Comunque, Sì. anche questo, insieme al Maestro del Terrore, il gioco, faceva parte di questi episodi che non sono mai stati. Appunto, omessi la trama: una banda di ladri organizza una rapina per rubare dei quadri di valori contenuti in una villa. Riuscite ad entrare, legano in bavaglio i padroni di casa. Uno dei ladri violenta la signora, ma il custode riesce a colpirlo con gli scarponi, ferendolo alla testa. I complici lo trascinano via e cercano di sbarazzarsi del suo corpo, pensando che sia vicino a morire. L'uomo viene abbandonato agonizzante, ma questo riesce a sopravvivere e mediterà vendetta. Questo è un po' la trama, quindi chi se lo vuole vedere. E poi c'è questo che è testimone oculare, anche questo fa parte naturalmente di tutti gli altri film precedenti, che non è mai stato trasmesso nemmeno questo. Una donna cieca rimane chiusa all'interno di un centro commerciale e si ritrova ad assistere a un delitto in cui viene uccisa una dipendente. La polizia avvia l'indagine, aiutata dalla donna che, seppure ipovedente, è in grado di percepire le vibrazioni delle persone e potenzialmente anche dell'assassino. Vedete Barbara Cupisti, c'è anche Stefano D'Avanzati, Loredana Romito, Mary Sellers, Francesco Casale, Santo Bellina, tutti gli attori, insomma, ecco. Faccio un riassuntone finale prima di passare poi alla parte dei saluti, giusto? Ci Sì. abbiamo ancora 7 minuti, Allora, vuoi dire no? qualcosa su tutta la saga di Fantaghirò, Sì. Desideria, la meravigliosa storia di Fantaghirò, Sorellina, Il principe del Sì, sogno, La principessa e il povero, perché lui si è dedicato al fantasy natalizio. esattamente. Io volevo ricordare che appunto Fantaghirò è stato un successo televisivo veramente senza precedenti. Ah, no, vediamo un attimo questo. La Vediamo. classifica vince Demoni, a sorpresa secondo Macabro, secondo in classifica Macabro, Shark addirittura supera Demoni 2. Attenzione, rimarrai un po'. Sì. Mi dispiace, vabbè, però è ovviamente Demoni è il suo film che ha circolato di più. Sono contento per i 12 voti di Macabro, che è un grande film, veramente. 280 partecipanti, grazie Marcus che ci informa Grazie a tutti. sempre. Io però, prima di farti parlare del fantasy, della sua, voglio Sì. parlare di altri due. C'è questo che è L'Impero, chi lo vuole vedere è una miniserie televisiva del 2001 diretta da Lamberto Bava ed è un puliziesco. E poi, visto che ci siamo, va tanto anche su Mediaset, La notte fonda, Sei passi. passi nel giallo, una serie antologica italo-maltese trasmessa in prima visione da Canale 5 nel 2002, ma lo rifanno anche La notte in replica, un giallo thriller antologico dove c'è anche Lamberto. Vuoi dire qualcosa sulla sua fase fantasy? Ma io sì, faccio un po' un discorso di chiusura. Lui giustamente si è poi tuffato sulla TV con risultati, diciamo, eccellenti di ascolti, perché Fantaghirò Sì. credo che è durato qualche anno e ha avuto. E lì ha dimostrato veramente di prendere l'eredità paterna
e di saper creare per la TV delle cose di valore, comunque, proprio soprattutto a livello scenografico, fotografico, d'atmosfera. E quindi ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità. E io questo regista, devo dire, secondo me ha fatto una grande carriera, perché se noterete, io proprio male non ho parlato di nessun film. Ci sono un paio di film, anche di più, certamente meno guardabili, ma ci sono tanti film di qualità alta. È un regista che ha prodotto veramente tanto, considerando che la sua carriera si è sviluppata molto fra gli anni 80 e l'inizio degli anni 90, poi è un po' scomparso e mi dispiace, perché io credo che abbia ancora qualcosa da dire. Quindi il consiglio è di non considerare Lamberto Valle. Io una volta ho letto un articolo che non mi è piaciuto: Lamberto, il figlio indegno di Mario. È una cosa terribile, questa. Perché Lamberto Bava è Lamberto Bava e ha delle cose, lui anche migliore del padre. Poi che il padre sia un mito e che faccia un cinema più raffinato, più copiato, assolutamente. Il padre è arrivato prima, ovviamente ha più elementi originali, ma le ha anche più di Dario Argento, le ha anche più di Fulci, perché è arrivato 30 anni prima e si è totalmente inventato cose, facendo delle cose che non esistevano prima. E gli altri hanno preso la lezione da lui, imparato. Però Lamberto è stato un regista estremamente personale, è stato molto coerente nello sviluppo, infatti è stato uno dei più fedeli al genere horror, ha dato tanto a questo genere e secondo me è giusto che venga celebrato quanto altri grandi registi. E noi questa sera l'abbiamo fatto, possiamo sì, dirlo? Sì, e spero che tanti prendano questa puntata per recuperare anche i film minori, io stesso, perché poi quando tu mi dici certi film, mi viene il gioco, ora vorrei rivederlo. E devo dire che lui non è capace solamente di fare horror, l'abbiamo visto con tutta la saga di Fantaghiro, è andato su Fantasy, ci è riuscito benissimo, è stato acclamato in quegli anni, assolutamente, all'epoca Fininvest, e quindi ha fatto veramente tantissime cose. Di Sideria, che è un film per la TV, lo ammetto, che io ho amato tanto, con Anna Falchi, devo dire che ha saputo fare tanto, tanto, non è solo thriller, sì, non è solo horror, riesce a fare molto di più. Lo trovo, se mi permetti, molto anche simile a Michele Soavi, in questo modo che si è portato, ha fatto un film sulla Befana, cioè quei registi che sì, sanno fare il dark, sì, sanno fare l'horror e il thriller, ma riescono anche a spostarsi verso il fantasy, che sia anche, diciamo, per bambini, tra virgolette, per ragazzi giovani. Quindi, grande Lamberto Bava. Assolutamente. E abbiamo ancora poco tempo. Che cosa vuoi ricordare per giovedì prossimo? Ah, per giovedì prossimo abbiamo una puntata davvero incredibile. Io non vi anticipo il tema, ma con Tania abbiamo preparato una roba specialissima. Ci sarà un'ambientazione davvero pazzesca. Non ci sarà quell'armadio bianco dietro? Che... No. Mi ero voglia di bruciarlo, sta armadio. No, beh, non ti sei che ti sposti, vado lui che viaggia, non gli frega niente, la zona gialla, lui va da tutte le parti. Vai. Ricordatevi, anzi, apriranno questo posto apposta per me e Ore di Orrore, quindi sarà una puntata davvero unica. Avete capito? Che apriranno questo luogo, questo posto solamente per Alberto e per Ore di Orrore, naturalmente. E per... Vi ho detto tutti, saremo tutti carcerati. Sì. Ciao Alberto, a giovedì prossimo e ricordiamo lunedì la puntata con Horror Sound lunedì sera ore 23, pagina Facebook di Ore d'Orrore, ritroveremo Alberto che ci parlerà naturalmente come sempre di musica, sempre comunque viva la musica con Alberto Bocco lunedì. Mia mamma che saluta lì, guarda. Salve signora, buonasera anche a lei. Il manicomio dice Marco. Sicuramente il manicomio. Non so che segni stia fa segnale di fumo mia mamma. Salve signora. Ciao a tutti. Ciao Alberto. Mi vuol mandare a dormire? Vado a nanna. Tutti a nanna. Ciao. Ciao ragazzi.